Manamana. Sport e non solo. Manamana. La rubrica di Armando. Manamana. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Armando Garufi, ben ritrovati anche stasera e un benvenuto stasera a due professoresse dell'Istituto Alberghiero Carol Wojtyła, perché stasera parliamo di un argomento molto importante. Intanto saluto la professoressa Maria Grazia Fiammingo, docente di educazione fisica presso l'Ipseo a Carol Wojtyła di Catania e referente per l'attività motoria sportiva degli alunni disabili. Buonasera. Buonasera Armando, ciao. Buonasera, ciao Maria Grazia. E la professoressa Claudia Munzone, docente di scienze motorie, sempre presso l'Ipseo a Carol Wojtyła di Catania e coordinatrice di dipartimento. Buonasera anche a te, ciao Claudia. Ciao Armando, buonasera a tutti. Allora, il Carol Wojtyła è sicuramente un istituto, grazie anche al preside che noi abbiamo avuto diverso tempo fa qui ospite, la dottoressa Di Piazza, è molto sensibile a quello che è il movimento dell'attività motoria sportiva, soprattutto collegata a quelli che sono ragazzi che hanno dei problemi di disabilità. Avete fatto tantissime attività. E vogliamo intanto ricordare, fare un po' un riassunto di quella che è stata l'attività fatta quest'anno. Allora, chi delle due vuole cominciare? Non fate complimenti. Maria Grazia. Io è da quest'anno che sono in questo istituto e devo dire ho trovato un ambiente d'eccellenza, sia da parte del dirigente che da parte dei colleghi e del capo dipartimento che è qui con me, Claudia. Troppo buono. Ambiente molto disponibile e soprattutto desideroso di mettersi in gioco e di scommettersi. Essendo nell'ambiente da tanti anni con il Comitato Paralimpico, mi occupo di attività motoria sportiva per gli alunni con diverse tipologie di handicap e ho avuto, devo dire, grande disponibilità per poter organizzare diverse attività che si sono svolte nel corso dell'anno. Sicuramente coadiuvata dai colleghi, sì, appoggiata dal dirigente ed anche dalle strutture che mi hanno collaborato, tra le varie federazioni, il CONI e ne parleremo insieme. Oltretutto sei anche tu un referente. Sì, io sono referente provinciale del provveditorato per l'attività motorio sportiva scolastica, sempre su nomina del Comitato Italiano Paralimpico regionale. È da 12 anni che occupo questo settore e devo dire è una passione. E quando si lavora con passione viene tutto facile. Professoressa Munzone, Claudia, vogliamo, sì, un poco ricordare quelle che sono state le attività sportive presso l'Ipseo di Catania e soprattutto quelle che sono collegate al discorso della disabilità? Sì, quest'anno diciamo che abbiamo fatto parecchio rispetto a come avevamo iniziato, grazie appunto all'intervento di Maria Grazia. Della preside, senza della preside non si canta messa. Certo. Parleremo anche di questo. La dirigente nostra, essendo una collega anche, sì, lei di scienze motorie, quindi diciamo che siamo state fortunate da questo punto di vista perché finalmente abbiamo un appoggio dalla dirigenza, perché magari prima eravamo visti un po' come quelli che, tra virgolette, rompevano i ritmi scolastici e se dovevamo preparare delle gare, allora no, perché prima c'è l'interrogazione di matematica, c'è il compito di italiano e quest'anno invece chapeau. Diciamo che insomma c'è stato un interessamento da parte sì. Grazie a questa piccolina ma grande collega che è Maria Grazia Peperina ha coinvolto veramente i ragazzi tutti, soprattutto appunto quelli che per me, io provavo un po' qualche difficoltà a inserirli perché quello la pallavolo, quello il calcio, quello. Invece lei ha saputo organizzare bene tutte le attività coinvolgendo i nostri ragazzi disabili e da noi ce ne sono anche un bel po'.
proprio perché è un istituto professionale, quindi... Sempre con attività integrate, diciamole, perché certo, l'obiettivo certo. È quello di far lavorare... Non parla delle classi sportive. Speciali, no, ecco. No, assolutamente, attività integrate, quindi con gruppo classe, con gruppi di alunni che hanno fatto attività sportive, hanno partecipato a manifestazioni, ora ne parliamo in modo più preciso, in maniera integrata. Io vi interrompo un attimo, soltanto, anche se in questo momento non vedo niente perché ho pigiato un pulsante, purtroppo questa tecnologia. Siamo spariti. No, no, vabbè, ma ci stanno vedendo. Vorrei ricordare agli ascoltatori che hanno intenzione di interagire con noi, ponendo delle domande o facendo alle nostre ospiti o facendo dei commenti, che lo possono fare praticamente chattando sulla la chat che c'è sulla finestrella delle immagini. Quindi chi desidera porre delle domande o fare dei commenti lo può fare tranquillamente. Allora io mi rivolgo soprattutto in questo momento a Maria Grazia Fiammingo, alla professoressa Fiammingo, perché io una delle vostre attività la ricordo benissimo, il famoso torneo che ha visto impegnati sia i normodotati che i ragazzi, un torneo di calcio, di calcetto, che ragazzi hanno dei problemi di disabilità. Sì, ma questa è una delle tante iniziative. Sì, questa è un'iniziativa che va avanti da 3 anni grazie anche alla FGC provinciale, che ha dato diciamo l'input assieme al Comitato Paralimpico sotto la mia referenza come referente scuola, e alla vicepresidente della FGC provinciale Teresa Chiara. Anche il presidente Carmelo Pergolizzi ha appoggiato in toto. E devo dire che è il secondo anno che si fa questo Special Football Cup, inventato da noi, da me e da Teresa. Calcio a 5, un torneo di calcio a 5 integrato, dove la squadra è composta da 3 alunni con disabilità, sia disabilità fisica che intellettiva o anche sensoriale. Hanno partecipato anche alunni in carrozzina, anche. Che sono sì. Riusciti bene o male a dare un calcio al pallone, a fare un gol, fare gol. Sì. Benissimo, sì, quindi. Abbiamo delle bellissime immagini in merito, abbiamo fatto anche Adriano. Un DVD, sì, il grande Adriano, ha fatto un grande gol. 3 alunni disabili e 2 alunni senza disabilità. E il bello dov'è? Che gli alunni senza disabilità non potevano né segnare né fare il portiere. Quindi i protagonisti erano gli alunni con disabilità, ma anche i protagonisti, gli alunni normodotati, che sempre abituati ad essere protagonisti, segnando, parando, facendo azioni personali, in questo caso erano da tutor e da supporto agli alunni con disabilità, e hanno imparato a gestire le loro emozioni, a gestire anche il loro impulso di ragazzo, diciamo in piena adolescenza, che vuole segnare, vuole correre. Sono riusciti a gestire questo, è stata una grande lezione di vita per questi ragazzi, perché sappiamo bene il calcio un pochino che... all'inizio è una grande scuola, però poi mano a mano va perdendo i veri valori dello sport. Oltretutto, se non sbaglio, in questo torneo, a livello organizzativo, a livello anche di partecipazione, ci sono state tantissime persone che hanno lavorato affinché potesse riuscire nel migliore dei modi. Sicuramente. Allora, il torneo è stato organizzato sia per gli istituti di primo grado, quindi le scuole medie, che per gli istituti di secondo grado. Una grande collaborazione l'ha data il coordinatore di educazione fisica provinciale, professor Galbuto, che ha mandato sul sito dell'Ufficio Educazione Fisica e Sport il progetto, e da lì sono partite le adesioni delle squadre e si è messa in opera la macchina costituita dal Comitato Paralimpico, dalla FGC, dal CONI, dalle strutture, anche un'area psicologica che ha dato un input sull'educazione al tifo. La seconda fase provinciale, che è stata quella del definito torneo primaverile, ha avuto anche, dobbiamo dire, il sostegno del Calcio Catania. Il Calcio Catania ha patrocinato questa manifestazione e ha ospitato le squadre a Torre del Grifo. Quindi il torneo finale si è fatto nel bellissimo impianto di Torre del Grifo. È veramente un impianto stupendo. Meraviglioso. È stato presente anche il presidente regionale della FGC e anche il delegato provinciale paralimpico, nuovo delegato provinciale paralimpico provinciale Claudio Pellegrino. E oltretutto il Calcio Catania
ha dato la possibilità a tutto il gruppo, ragazzi, docenti di sostegno che hanno partecipato ad educazione fisica e genitori, di assistere gratuitamente alla ormai tristemente famosa partita di calcio Trapani-Catania, dove i ragazzi hanno vissuto purtroppo però un'esperienza memorabile, perché ha fatto 4 gol il Catania, ricordiamocelo, perché li abbia fatti ora lo sappiamo. 4 gol, non so quanto meritati, comunque. Però è stata, insomma, un'esperienza visto che favolosa una delle partite per i ragazzi implicate. E si è messa a disposizione il calcio Catania anche per il ragazzo in sedia a rotelle, ci hanno dato tutto il sostegno possibile. In questo chapeau. Vabbè, almeno questo chapeau di buono è stato fatto dal calcio Catania e dal presidente. Sì, sicuramente. Sì, sì, no, abbiamo... È stata una bellissima. A parte questa, diciamo, questo torneo, ci sono state anche altre attività che hanno impegnato. Parliamo non solo, ovviamente, parliamo in modo particolare degli alunni disabili, delle ragazze, ma ci sono stati anche altri tornei che hanno, sportivi, tipicamente, di cui appunto si può gloriare il Wojtyla, una tradizione, vero? Di vittoria qua la Claudia può sicuramente, perché da quanti anni sei in quella scuola, Claudia? Io ho dimenticato anche onestamente, so che almeno da 15-18 è che faccio attività sportiva. E abbiamo iniziato piano piano. Io ho iniziato per caso, perché questa scuola era una succursale, se ben ricordiamo, del famoso alberghiero di Giarre. Di Giarre, sì. Il Falcone. E quindi io ho iniziato che noi facevamo, era una piccola sede a Montepo e facevamo parte del Falcone. Poi piano piano si è staccata questa sede, faceva parte anche quella di Nicolosi, quindi le attività. E io ho iniziato perché non c'era un'attività sportiva in questa scuola. Ho iniziato per caso, proprio perché alcuni ragazzi mi dicevano: ma professoressa, che fa? Iniziamo, facciamo qualche cosa. E poi l'input è stato dato dalle ragazze, principalmente dalle ragazze più maschiacce. Ma questo sicuramente proprio... hanno anche più iniziative, sì, evidentemente, sì, sì, più grinta. Io mi aspettavo dai ragazzi, normale, professoressa, iniziamo con questi tornei di calcio. Invece proprio è partito dalle ragazze. E noi siamo arrivati anche a fare, c'era questa bella organizzazione, c'è tuttora, mi pare, da Gianni Di Bella, il Fuori Classe Cup si chiamava una volta, sponsorizzato dalla Coca-Cola. Cioè, il siamo arrivati, si colora di rosso, un'altra progetto della FIGC. E comunque noi facendo queste, partecipando a questi tornei, piano piano siamo arrivati anche a fare le finali a Coverciano, dove le mie alunne e io abbiamo conosciuto i calciatori di allora della nazionale, ed è stata una bella esperienza. Hanno avuto proprio un bel approccio con il famoso centrale della nazionale Cannavaro, e infatti ci sono le foto nella nostra scuola, che grandissimo, sono rimaste Cannavaro, sì. Fabio Cannavaro, poi per le ragazzine bellissimo, certo, profumatissimo e se lo sbaciucchiavano, e questa è rimasta veramente nel e gli dava l'input, sembra una stupidaggine, ma questa cosa gli dava sempre ogni anno l'input. Poi piano piano abbiamo partecipato a vari tornei, devo dire che come ragazze abbiamo avuto sempre delle belle squadre, belle, siamo arrivati sempre ai primi posti. Poi, certo, la cosa si è allargata, man mano i professori siamo diventati di più e l'apporto è aumentato nello sport. Fino a quando, appunto, quest'anno, dulcis in fundo, è arrivata questa grandissima, per me veramente, collega. Troppo buona. È inutile qua che con la situazione. Insomma, da quanto ho potuto capire, una volta che è arrivata non se ne deve più andare, penso deve finire la sua carriera. Finirò la mia carriera. Si è trovata bene, siamo accolta bene. Questo discorso lo continueremo, lo amplieremo, adesso facciamo una piccola pausa musicale. Benissimo. Diciamo che accontentiamo i giovanissimi all'ascolto con un grande, soprattutto per i giovani, il grande Jovanotti con Ti porto via con me. Allora, rientriamo qui su Globus Radio Station, Sport non solo, in compagnia di Armando Garuffi. Stasera con noi la professoressa Maria Grazia Fiammingo, docente di educazione fisica presso l'Ipsio a Carlo Wojtyla di Catania e referente per l'attività motoria sportiva degli alunni disabili. La professoressa Claudia Munzone, docente di scienze motorie sempre presso l'Ipsio a Carlo Wojtyla,
coordinatrice di dipartimento. Maria Grazia, allora abbiamo parlato un poco di questo torneo, ma come hanno vissuto i ragazzi disabili questo torneo, questa attività che avete fatto, questo torneo appunto di calcetto in modo particolare? Allora, l'attività sportiva è un'attività che coinvolge, che piace. Gli alunni disabili, come gli altri alunni, l'hanno vissuta con entusiasmo, all'inizio con stupore, con meraviglia, perché non erano abituati a vivere e a partecipare a manifestazioni sportive anche al di fuori della scuola, in prima persona. E devo dire che tutto ciò è stato possibile anche grazie a un'ottima equipe costituita dai docenti di sostegno, sicuramente, a parte i miei colleghi di educazione fisica, ed anche dagli assistenti sanitari. Bravissimo. Che sono diventati a loro volta, pur non essendo in possesso di titolo, anche diciamo dei tutor per questi ragazzini. Anche altri docenti hanno collaborato, abbiamo fatto dei cartelloni, i docenti di storia dell'arte, la professoressa Vaccaro ha fatto uno striscione bellissimo, Accendi il tuo cuore, con un cuore rosso enorme, che abbiamo anche portato allo stadio in occasione della partita del calcio Catania. Un ragazzo, soprattutto Antonino, anche lui, si è divertito tantissimo dello Special Football Cup ed anche nell'attività che non ho menzionato, che abbiamo fatto a fine anno, ed è il primo anno che la facevamo in questa scuola e d'ora in poi sarà un punto finale dell'attività sportiva, l'attività tutta in pista. Siamo stati al CUS, e con una menzione particolare va anche al presidente del CUS Luca Di Mauro, che ci ha sempre accolto a braccia aperte per tutte le manifestazioni che abbiamo voluto organizzare. E no, perché ci dà la possibilità anche di allenare i nostri ragazzi. Bene. Svolgere le attività del centro sportivo scolastico lì presso gli impianti del CUS. Questa attività tutta in pista è stata organizzata con gare di velocità per ragazzi normali, normodotati e con disabilità, e di lancio del Vortex, che è un attrezzo in gomma piuma con una codina finale che è lanciato a mo' di giavellotto, emette un fischio e va lontanissimo, perché è un attrezzo che pesa 700 grammi. Ah, capito. Il Vortex è propedeutico al lancio del giavellotto. È andata benissimo. Hanno fatto queste gare di velocità, si sono divertite tantissimo, hanno avuto anche il sostegno del pubblico. Un'esperienza che sicuramente sarà ripetuta nel corso degli anni, sperando l'anno prossimo di riuscire a organizzare anche altre attività, tra le quali quella dell'orienteering, perché c'è anche il Trail O, che è l'orienteering per ragazzi con difficoltà di ambulare. Ricordo che l'orienteering è un'attività sportiva federale, che è la corsa di orientamento. Si fa con una piantina in mano e si svolge o nei centri storici, sì, o nei boschi. Sì, sì, dove sì, si devono studiare curve di livello e quant'altro. Ho avuto il presidente appunto della federazione. Greco. Esattamente. Diverso tempo fa. E lui è riuscito a organizzare quest'anno questo corso di Trail O, che è l'orienteering per persone, sia ragazzi che adulti con disabilità motoria, dove c'è un percorso diciamo più limitato e ci si deve orientare su diversi diciamo ambiti, diversi settori. Tante attività, tra le quali, ripeto, l'orienteering, e qui anche Claudia, devo dire, è stata una abilissima e molto paziente coordinatrice, perché sai, in una scuola molto grande, con tanti succursali, non è facile riuscire a coinvolgere tutti i ragazzi, sì, anche per la disabilità. Io devo dire, ho fatto bene quest'anno, ma vorrò fare ancora di più. Meglio. Perché lo farà sicuramente, perché la faccio capace. Avere tante succursali e avere anche problemi di strutture, di classi, ecco, che abbiamo quattro sedi, un handicap. Avete quattro sedi, sì, perché voi avete due sedi a Montepò, sì, una Viale Tirreno e una in Vianfuso, cioè in Vianfuso, dove c'è Nautico. Il Nautico, esattamente, quindi è quindi una struttura immensa. Sì, anche perché quando ci sono le gare, se non abbiamo la possibilità del pulmino, sono problemi, e questo pulmino tra l'altro è molto ambito sia da noi per le nostre attività e sia per le manifestazioni, perché essendo un alberghiero, organizzano tantissime attività. Claudia, scusami, scusa un po' il giro di parole, sì, ma la disabilità, nella sua particolarità, è una forma di normalità? Soprattutto una normalità,
perché noi abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni con i nostri ragazzi disabili e la cosa bella è che i non disabili diventano loro disabili, cioè nel senso che si mettono proprio a completa disposizione di questi ragazzi. Questa forma di solidarietà perché, è molto importante. Sì, cioè viene annullata la disabilità perché cioè, si vedono delle cose molto belle. Cioè il vero sport è questo, prestarsi per gli altri anziché mettersi in primo piano. E questa è la cosa veramente che ci rende orgogliosi di questa cosa. E mentre prima, come ti avevo detto prima, vincevamo i primi posti, eccetera, eccetera. Sì, c'è naturalmente è bello vincere, però ti gratifica di più quando vedi un ragazzino nella sedia a rotelle che viene alzato e va a dare il primo calcio per segnare, che sprizza gioia da tutti certo, i pori. Questa è la cosa veramente una che cosa ti che fa... nella normalità non potrebbe fare, quindi è una cosa e poi tantissimi ragazzi che per me sono speciali, non sono disabili. Jonathan ad esempio. Cioè, un ragazzo fantastico. Quante forme, scusa, di disabilità avete nell'ambito? Ah, perché come diceva Maria Grazia, abbiamo le forme di disabilità motoria. Motoria, poi ci sono quelle, certo. Poi, naturalmente, abbiamo tantissimi... Sensoriale. Sensoriale, abbiamo alunni non vedenti, non udenti, e parecchi ragazzi down, ma simpaticissimi. Ad esempio, Jonathan è uno di questi... ma che ti parla perfettamente l'inglese e ti sprona. Quando siamo andate allo stadio è stato il primo che tifava a squarciagola. E queste sono le vere emozioni che poi vengono trasmesse appunto ai compagni. Ma e sono queste le emozioni che vi ripagano di tutta la fatica che voi sì. Portate sulle vostre spalle? Sì, guarda, le emozioni sono dettate sicuramente anche dalla passione. Allora, se uno lavora con passione, se fa con passione il lavoro che è preposto a fare, e allora riesce anche a vivere emozioni intense. Lavorare con la disabilità, lavorare con la normalità dovrebbe essere uno status, diciamo, di quotidianità. Io sono contenta di essere riuscita a lavorare bene in questa scuola, anche perché per me il mio obiettivo è quello di promuovere l'attività paralimpica, essendo anche referente in ambito provinciale. Molto spesso tanti genitori, tante famiglie non sono a conoscenza che i propri figli possono regolarmente fare attività sportiva. Io insegno anche in piscina, faccio un'attività agonistica con atleti paralimpici e molti genitori non sanno che possono praticare tutte le discipline, dalle bocce, dal tennis tavolo, al calcio, all'atletica, al tiro con qui, l'arco. Abbiamo un campione, un nazionale di ping pong, di tennis tavolo. Certo, sì. E c'è una ragazzina nel nuoto paraplegica che ha già i tempi di Rio. Prima la sentiremo in nazionale. Diciamo che sono forme di normalità questo sicuramente. Lo purtroppo sport la c'è natura... Anche... ha provocato questi problemi, però è una normalità. No, è una normalità, infatti secondo me non c'è tanto da meravigliarsi, bisogna solo conoscere e promuovere le attività. Infatti abbiamo un altro ragazzo con la sindrome Down che è bravissimo nel calcio e io scherzosamente agli alunni che magari si mettono in vista a segnare faccio guarda che lui, Simone, è più bravo di voi, ma loro veramente dicono è vero, perché è veloce, rapido. Quindi, cioè, sono dei ragazzi che ti danno grandi soddisfazioni, grandissime soddisfazioni. Questo sicuramente, insomma. Sono molto poi, più motivati, sì. Effetti, sono molto più motivati. E poi conosci anche i genitori, quindi hai questa realtà che vivono loro ogni giorno, che noi magari, essendo, tra virgolette, normodotati, non pensiamo, ci alziamo la mattina sulle nostre gambe, andiamo a lavorare, andiamo a passeggiare, e ci sono queste mamme, che certo dice va bene. E allora facciamo una cosa, diciamo che a questi ragazzi dedichiamo un brano di Robert Miles intitolato Bambini, Children. Bellissimo. È
devo dire. Allora, noi lasciamo la musica in sottofondo e continuiamo la nostra chiacchierata, la nostra discussione. Siccome io devo, il mio programma si chiama Sport e non solo, mi sta a cuore poi un argomento, tanto per concludere la serata. Ho un vago prima, prima però vorrei chiedere cosa avete in programma, visto che per ora si è in vacanza, suppongo. Bravo, perché andare al mare. Perfetto, ma dopo, quando ricominciate, che cosa si farà nell'ambito sportivo da voi? Ricominciare da capo, ci sono delle premiazioni, se non sbaglio. No, sì, diciamo, a settembre. Sì, la premiazione intanto per ai nostri ragazzi che hanno partecipato, perché non siamo riusciti. E alla fine di giugno, perché fino all'ultimo abbiamo fatto delle gare anche con i nostri ragazzi che fanno rugby. E siccome la maggior parte, noi abbiamo parecchi ragazzi dell'Accademia Nazionale, no? E quindi abbiamo organizzato questa partitella, si sono divertiti. Poi chi scappa a destra, chi scappa, chi c'ha esami, chi c'ha lo stage, chi parte già subito per lavoro, perché da noi in estate i ragazzi lavorano parecchio. Sì, certo, è un alberghiero, quindi per fortuna. Forse sono gli unici che lavorano. È una delle scuole che promette sì, sì. E poi non lavora molto per i ragazzi. Per vantare, sì, sì, ma sì. I nostri ragazzi sono veramente doc. Io appunto quando... Anche perché gli insegnanti sono doc, sì, diciamo. Sì, sì, abbiamo dei colleghi. Il merito, diamo a Cesare quello che è di Cesare. Esatto. Sì, abbiamo delle metamorfosi. Anche perché poi parleremo, io sempre voglio concludere la trasmissione. Sempre con quell'argomento sì, lì. Sì. Ho il vago sospetto. Allora, abbiamo concluso questo aspetto. A settembre premiazione delle attività dell'anno 2014-2015. Si rifarà il torneo di... Come no? Ormai il torneo Special tutto. Football Cup è un torneo consolidato negli anni. Bene, abbandoniamo... lo sport, passiamo a non solo. Ecco. Perché? Ovviamente siete due insegnanti. È fresca sta riforma della scuola e io non posso esimermi di chiedere a due insegnanti che cosa ne pensate di questa riforma. No, cominciamo da Maria Grazia Fiammingo. E allora, dunque, io sicuramente sarò controcorrente, controtendenza. Non mi piace la riforma, non mi piace come è stata impostata, non mi piace come è stata proposta e non mi piace come è stata imposta. Però sono d'accordo sul fatto che in tutto ciò che riguarda lo Stato si debba mettere un po' di ordine, quindi anche nella scuola. Il problema è che la scuola non è, voglio far diventare la scuola un'azienda. E con i dirigenti devono diventare dei manager, avere potere decisionale in merito al merito, però non è un'azienda che produce beni diciamo inanimati, certo. Produce dei cervelli. Produce dei cervelli, dei cervelli, la conoscenza. E la cosa pazzesca, ma è la cosa bellissima, che i cervelli non sono tutti uguali e noi abbiamo tra le mani un'età che va da 3 alla fine adolescenza, da 3 anni a fine adolescenza, e le varie problematiche sono diverse l'una dall'altra, sarebbe un discorso molto lungo da dover affrontare, così come non sono tutti uguali i ragazzi, non sono neanche tutti uguali gli ambienti dove si va a insegnare, certo. Non sono tutti uguali le scuole, e allora si è preteso una scuola uguale per tutti, si è preteso una scuola d'eccellenza per tutti senza andare a valutare determinate situazioni. Sono d'accordo. Come in ogni ambiente c'è chi lavora meno e peggio degli altri, allora deve essere bacchettato, redarguito e se è il caso licenziato. Ma se un dirigente mi vuole come docente perché io sono la migliore, perché sono brava, io voglio essere pagata meglio. Sono io che devo proporre lo stipendio al dirigente. Mi sembra anche logico. E allora vogliamo una scuola di qualità, con insegnanti di qualità, lavoriamo per la qualità. Claudia. Sì. Professoressa Vanzone, allora tu come la pensi? E poi vorrei anche... Come la penso? Io... Porre qualche altra domanda. Non la vedo per niente, cioè, staremo a vedere, noi abbiamo fatto tanto sciopero, proteste, non abbiamo adottato il libro di testo nuovo come protesta, però alla fine ecco, è passata, perché come dice la collega, più si rischiavano anche gli scrutini. E a
abbiamo gli esami. Sì, si paventava noi, questa possibilità. Noi purtroppo siamo anche cioè non ci possiamo permettere di fare lo sciopero come vogliamo, perché rischiamo di venire precettati, quindi esatto, abbiamo fatto il blocco della dottoressa. Abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto a turno, qualcuno scioperava e infatti gli scrutini, diciamo, si sono prolungati ad oltranza, ai calci di rigore, diciamo. Però alla fine non si è concluso niente, perché siamo una categoria, non so perché, e non veniamo mai ascoltati. Vengono fatte sempre delle riforme, ma chi le fa sempre, secondo me, non ne capisce niente di scuola. Non ne capisce niente perché ogni volta andiamo sempre a peggiorare. Io in tanti anni ormai che insegno, invece di miglioramenti, vedo dei peggioramenti. Lasciamo perdere dal punto di vista economico, come diceva la collega, perché i nostri stipendi sono bloccati. Ma la scuola è volta a non dimentichiamo il blocco dei contratti. Insomma, però dico, vale, siccome c'è gente che ha perso il lavoro, io sono arci contenta di fare quello che amo fare e vengo pagata per questo. Magari ogni tanto sento, ma che vogliono sti professori, 3 mesi di ferie, ma quando mai? Cioè noi ancora abbiamo esami, cioè, in corso. Perché voi fate tra scrutini, tra esami di Stato. Sì, correggiamo i compiti in classe, li correggiamo anche noi di scienze motorie, sia ben chiaro, perché da noi fanno esami scritti al terzo anno e al quinto come terza prova. Quindi proponiamo delle prove strutturate durante l'anno e anche noi siamo costretti a correggere. E noi abbiamo 9 classi. Esatto. Se tu calcoli 9 classi, 25-30 alunni per classe, ti lascio immaginare, cioè certe volte mia madre dice, ma li posi sti cose? Certo, cioè, non è così facile per come molti pensano. E che poi possa se essere. Vuoi ridere, Armando, su sì. Interrompo Claudio, io quest'anno che sono entrata per la prima volta al Wojtyla avevo altri 2 istituti come completamento cattedra e ho avuto tutte prime, quindi 3 istituti con tutti e 3 alunni nuovi. Io ho imparato i nomi degli alunni, non mi vergogno, a metà anno. Quindi se non avessi avuto a disposizione le carte con i test di riferimento e con i test di verifica e di valutazione, non sarei stata in grado di valutarli. Ma questo fatto che sia il preside, il famoso preside manager, o come è stato definito, preside dirigente. Sceriffo, il dirigente scolastico, tutti i sensi, sì, ormai. Che praticamente decida chi portare avanti, insomma decida il proprio entourage. Chi fa parte della serie A e della serie esattamente. D. Non... Ma non è solo il dirigente, mi permetto, perché c'è una commissione composta dal dirigente, da 3 docenti, da un alunno, sì, da 2 genitori, genitori e da un esterno. Sì, quindi sì. Diciamo che anche e lì... E chi selezionerà questi? Ecco, appunto, chi selezionerà questi? Saranno in grado di decidere obiettivamente? A me quello che lascia il dubbio è questo, perché sì, va bene la meritocrazia, perché Renzi vorrebbe rifarsi al modello inglese però sì, quelli sono inglesi, quelli rispettano le file, quelli rispettano tutto. Sì, noi siamo, ahimè, un popolo anche perché purtroppo non ci arrampichiamo sugli specchi. Ancora il discorso di vivere di simpatia e antipatia, bravo. E la famosa raccomandazione, questo vale dappertutto, anche nelle aziende private c'è il dirigente, sì, il capo però, dirigente che ha qui giustamente qualcuno avete detto giustamente, qui andiamo a creare i cervelli del domani, la cultura del domani, gli adulti, gli uomini del domani. Anche se faccio un appunto, perché la collega diceva dai 3, noi veramente più scuola media e scuola superiore, perché da anni che sento dire che il docente di scienze motorie, ex educazione fisica, doveva entrare nelle scuole elementari, da anni. Sarebbe stato giusto. Hanno combinato... E sarebbe stato giusto. Ma certo, perché questa facoltà di scienza motoria, che cosa l'hanno creata a fare? Appunto. Allora? Non vi dico il CONI che programma se strutturato. Se ci lasciano fino a 70 anni a lavorare, che scherzando gli faccio, ma tu ti immagini un insegnante di educazione fisica fino a 70 anni? No, io ho detto che andremo noi rischiamo veramente le pennacchie, le pennacchie, la dentiera, il bastone.
saremo noi gli handicappati. Perché tu fin quando è italiano, matematica, dice sì, il cervello ti deve ragionare, ma lì il fisico, perché certe volte, presto, perché non ce lo fa vedere? Io ci ho provato l'altra volta, certo, per una settimana non mi potevo più alzare. Non so, io mi ricordo, non so se si fa ancora, può darsi che sono rimasto vecchio, si saliva la pertica alla fune. Bella la fune, io vorrei vedere oggi come oggi, col mio peso, però ci sono anche altre, ma ci sono anche altre cose comunque. Vedi, hai toccato una nota dolente, una nota dolente, perché io infatti il carissimo Renzuccio, Matteo, anzi Renzi, Matteuccio, Renzuccio, lo vorrei nelle nostre scuole. Nelle nostre scuole, dove noi dobbiamo inventare l'attività sportiva. Noi in Vianfuso, anzi, lei è stata con me in Vianfuso, siamo fortunati perché c'è una palestra, ci sono 4 spalliere che utilizziamo molto, una rete dove possono giocare. Ma gli altri colleghi devono arrampicarsi veramente sugli specchi per far fare attività, ci, perché come i primi tempi io a Montepò, io me li portavo in montagna, là, nelle colline di Montepò, facevamo trekking. Perché qualche cosa dovevamo inventarci. Cioè lui deve capire che qua non abbiamo palestre attrezzate. Io quando ho insegnato per la prima volta a Milano nella mia carriera, io ho trovato attrezzi che manco all'ISEF avevo visto. Qua siamo un po' del terzo mondo. E quindi dateci la possibilità anche di lavorare come si deve. E una cosa, secondo voi queste paventate 100.000 assunzioni nell'ambito scolastico? Visto, ma non che voi, ci credo, manco io, se li vedo. Appunto, credo che sia un po' un bluff. La sparata grossa. Allora, se apre la possibilità dei nostri... Io ho colleghe che abbiamo fatto l'ISEF assieme, ancora precari. Quindi perché non allargate veramente questa possibilità alla scuola elementare? Allora, se si fa una cosa del genere con perché gente qualificata... La riforma è tendenzialmente portata a risparmio della spesa pubblica, e non quindi, gliene può fregare di meno quindi, a certo, nessuno della qualità. Tutto è orientato a risparmio della spesa pubblica. Abbiamo colleghi che hanno 42 basta, anni di ruolo e ancora non vanno in pensione, non perché in pensione, non perché... raggiungendo l'età rischiano di ricevere praticamente 39 anni di contribuzione, 30% dello stipendio. Sì. Non ma 30 euro questo... come qualcuno aveva ma capito, questo, certo, 30%, certo. E su uno stipendio dopo 25 anni di 1700 euro, il 30%. È una bella batosta, sono 500 euro. Non è più retributivo, è contributivo. È contributivo. Bene, allora abbiamo detto che i giudizi sono abbastanza discordanti e diciamo che non sono molto rosei. E visto che stiamo concludendo e visto che ho due addette ai lavori, una definizione di sport, posso averla da parte di entrambi, visto che siete due insegnanti di... attività motoria. Allora, per me lo sport è svago e salute. Bene. Per me è vita. Lo sport è vita. Io forse perché sin da piccola, cioè mia madre mi diceva che già quando aspettava me pensava di avere un cavallo nella pancia perché scalpitavo, quindi ecco, diciamo me... che senza sport, insomma, la vita, è vita cambia, è insomma. Vita, sì. Sì. Benissimo, io vi ringrazio tantissimo, grazie, per il vostro intervento, ricordando ai nostri ascoltatori che sono intervenute la professoressa Maria Grazia Fiammingo, docente di educazione fisica presso l'Ipseo a Carlo Wojtyla di Catania, referente per l'attività motoria sportiva degli alunni disabili, la professoressa Claudia Munzone, sempre docente di scienze motorie dell'Ipseo, sempre Carlo Wojtyla di Catania, e coordinatrice di dipartimento. Io vi ringrazio tantissimo, non solo per essere intervenute, ma anche per tutto quello che fate per lo sport e soprattutto per i ragazzi disabili. Grazie ragazzi, grazie, grazie a loro. Grazie. Potete salutare gli amici di Globus Radio Station? Come no? Buona serata a tutti. Buonasera, noi siamo sempre a disposizione. Sport. Bravo. Cosa potevi augurare? Buone vacanze. Adesso buone vacanze. Buone adesso vacanze. Da noi il 6 settembre inizia la scuola. Eh? Con gli alunni. Benissimo, noi ci vedremo la prossima settimana e poi andremo in vacanza anche noi. Buone vacanze. Grazie buone a vacanze. Tutti, buona serata, alla prossima. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi.